Siamo qui, nel luogo in cui realtà e fantasia sono la stessa cosa. Buonasera dal Liceo Classico di Torino. Sì, il Cavour, scusate. Io sono Giulia. Io sono Anna Giulia. Io sono Cecilia. Alessandra. Siamo qui al Salone del Libro per presentarvi una diretta in collaborazione col Ministero dell'Istruzione e vi accompagneremo in questo viaggio, fatto interamente da studenti, in cui vi racconteremo l'evento del Salone del Libro. Un giorno tutto questo! Un giorno tutto questo, e questo è il tema principale del Salone del Libro. Chi vorresti essere da grande? La maestra! Sono già abbastanza grande e faccio la psicologa, guarda. Visto che lei è una comica, pensa che l'ironia e guardare il mondo con un occhio comico possa aiutarci ad affrontare il futuro? Grandi cose non lo può fare, certamente è una strategia di sopravvivenza. Il ritorno a un luogo passato può essere considerato come un salto verso il futuro? Allora, uno salto verso il futuro, ovviamente, perché stiamo parlando di opportunità. Perché la gente vengono qui perché pensano che possono trovare delle opportunità in Europa. Le fake news nascono per disinformare la gente e sono presenti in tutti i settori. Quindi come possiamo difenderci? Io credo che bisognerebbe riformulare anche il web. Perché le persone divulgano le fake news? Ma le fake news sono sempre state divulgate. Ora è molto facile divulgarle perché la tecnologia permette la divulgazione, le divulgano perché hanno interesse. Storie, ci sono buoni che possono diventare cattivi o cattivi che possono diventare buoni? Assieme a ogni personaggio, cioè, penso che sia sempre troppo banale sezionare il personaggio come buono o cattivo. Ci sarà mai un super cattivo nei tuoi fumetti? Allora, c'è il dottor Malvagius in Super Cane Magic Zero e nei fumetti di Super Cane Magic Zero, ma forse non è un vero super cattivo. Spoiler! Abbiamo fatto tutto a tempo di record, nel giro di poco più di un mese per arrivare fino qui quasi da zero. E quindi io faccio un applauso perché siete stati bravi.